rendere più forte, forse. Invece, come diceva, il nome delle lettere, vabbè, era già uscito un po' fuori, Musiala lo scorso anno, quest'anno è proprio... Sì, guarda che medie, guarda che prezzi. Sì. Addirittura guarda Deve i prezzi. migliorarsi ancora un pochino perché all'interno della partita un po' si perde ogni tanto, però talento super. Mentre al secondo posto è arrivato Camavinga del Real, che in realtà anche lui non ha grossi punteggi e anche le valutazioni, ancora è meno di un header, quindi pensa un Sì, perché po'. Camavinga anche lui entra quasi sempre dopo, o Sì, comunque fa poche poche partite. partite complete, è vero. Nuno Mendes, quinto. Quinto. Nuno Mendes lo conosco abbastanza, forse anche te, Dani, no? Che seguivamo comunque, non mi ricordo se con te o forse con Ale, che seguivamo lo Sporting, Più quando con Ale, giocava secondo me, nello sì. Sporting. Uno Mendes promette bene, cioè un terzino di quelli che ha 45 polmoni. Questo qui già ti corre praticamente per tutta la partita avanti e indietro senza mai fermarsi. Deve anche lui un po' migliorare, però anche lui potrebbe essere tanta roba. Molto giovane. Sì, dall'altra parte. Sulla fascia del Paris Saint-Germain, tra l'altro, diciamo che ha tutti i numeri per poter fare bene, sicuramente. A 20 anni, a 20 anni uno. Tra l'altro, leggevo qua adesso un commento di Silver Surfer che dice che hanno cambiato i criteri di vittoria del pallone d'oro e me li sono andati a cercare. E devo dire, cioè, che sono d'accordo. Innanzitutto valutano da quest'anno la stagione, il campionato e non più l'anno solare. E poi contano molto di più, cioè, o meglio, sono determinanti soltanto le cose fatte durante l'anno e non più, diciamo, la carriera dei giocatori. Quindi, insomma, i vari Cristiano Ronaldo e Messi che vincevano palloni d'oro soltanto perché si chiamavano Cristiano Ronaldo e Messi non dovrebbero più esserci, in In teoria, in teoria, teoria. Poi, in teoria. ovviamente, dal dire al fare ce ne passa sempre. Però no, è interessante perché anche leggo qui che c'è scritto che saranno determinanti le prestazioni individuali, con ovviamente anche quelle di squadra e i risultati raggiunti, le vittorie, appunto le carriere non conteranno più, quindi non si può vivere più di gloria riflessa. Buona cosa, secondo me, buona cosa. Ah, di norma sì, in teoria sì, perché infatti abbiamo visto negli scorsi anni qualche pallone d'oro proprio dato così, vabbè, perché sei Messi, allora Sì, d'accordiamo, anche sì, sì. perché c'era stato l'anno in cui poteva vincerlo Lewandowski. Quello, se Sì. non sbaglio, l'hanno proprio cancellato. È E poi vero. c'erano stati altri uno o due casi, forse, molto simili. Sì, come Infatti, dice. Sì, esatto. ti tiro che ha sempre l'occhio all'occhio del complotto. Grande lobby. Coincidenza, eh? Ah. Azione mondiale proprio. Invece, Matteo, cosa Tutto volevo abbiamo dire. per questa settimana? Non è che ci sono Allora, tante. Tante notizie, no? Tante novità. no. Uscito il calendario. Sì, volevo chiedervi anche a voi cosa ne pensavate di questa nuova competizione, kick-off restriction. E praticamente penso che avete visto, ma in sostanza si farà questa competizione qui dove si possono usare carte miste, quindi common e gialle, se le gialle comunque hai un bonus maggiore. Ma la cosa interessante, che credo che sia proprio la prima volta, è che ci potranno partecipare solo manager che hanno una galleria con massimo 10 carte limited.
Volevo chiedere anche in chat che cosa ne pensate, insomma, di questa cosa. A me sembra che sia la prima volta che fanno proprio una restrizione del genere. Guarda, questa va, vedi, Mi lo dicono sembra. anche qui, questa va in direzione, no, di dopo l'Academy, una volta usciti dall'Academy, che adesso ha, se non sbaglio, 4 livelli, 4-5, non ricordo. Sì, Sempre di quattro. entrare gradualmente, no, nel mondo di Sorare e soprattutto di creare sempre utilizzo per Giallone. E soprattutto, vedi, non mi ricordo, devo essere sincero, se ci fosse già la limitazione dello score sotto i 55, non mi ricordo, c'era. Sembra di sì. Però, vedi, continuano a fare sempre competizioni con underdog, cioè comunque score sotto un certo punteggio. Quindi cercano sempre di dare valore alle carte o di subentranti o giocatori poco utilizzati, eccetera, perché in effetti il mercato del giallo è pieno ormai, è saturo di carte di pipponi inutilizzabili, che non sappiamo se poi saranno utilizzabili in futuro. E quindi vincere un premio Common T3, a volte anche T2, è un Common, scusate, Limited T3 o T2, a volte è come non vincerlo, perché non riesci neanche a piazzare sul mercato. Metti in vendita 1 euro, neanche lo riesci a vendere, quindi certe volte sono proprio carte immondizia. Come detto, rientra nel. L'hanno iniziata, come si dice, l'hanno proposta un po' per tutti, adesso l'hanno ristretta a chi accede al gioco per dare possibilità dopo l'Academy comunque di entrare sempre in maniera leggera. Secondo me, in un certo senso, però, creano un. Come posso dire? Continuano a creare uno step troppo grande tra i primi acquisti di gialle e poi il salto sulle rosse. Secondo me le differenze di prezzo si stanno un po' ampliando e chi entra sulle gialle con tutti questi tornei a cui può partecipare, secondo me tende anche a rimanere incastrato più che a entusiasmarsi ed andare avanti. Non so voi come la vedete. Io mi metto nei panni di una persona che entra per la prima volta su Sorare, magari neanche nel mondo cripto, no? Quindi entra in euro. Ok, posso fare 50-100 euro, faccio una squadretta, compro 4-5 carte gialle di discreto livello. Poi a un certo punto vorrei fare il salto, voglio prendere una rossa e la rossa mi costa già 500 euro. Resto sulle mie gialle, mi faccio da limited o da kick-off tutta la vita. Quindi se da una parte è giusto per far entrare e far imparare nuovi giocatori le dinamiche di gioco, dall'altro, secondo me, rischia di far impantanare davvero tantissimi giocatori sempre a quel livello. Tu intendi che, cioè che sia difficile trovare un buon equilibrio tra spesa e scalabilità? Secondo me, sì, secondo me saranno tantissimi quelli che approcciano, entrano sulle gialle. Adesso c'hai tantissime possibilità, c'è l'Academy, c'è la Kickoff, c'hai comunque la All Star dove puoi comprare 5-6 carte, più o meno neanche troppo difficile andare a premio se riesci a spendere un paio di centinaia di euro, qualcosina in più, più o meno a premio ci riesci anche ad arrivare, e ti fai la Kickoff finché arrivi a 10 carte. E nel momento in cui dici ok, fammi provare ad approcciare le rosse, e vedi che per farti una soglia, che non sappiamo ancora quanto durerà, ci vuole più del doppio di quello che hai già speso. Secondo me molti si bloccano. Non dimentichiamo, che noi magari siamo abituati a un mondo cripto con Ethereum, magari siamo entrati quando Ethereum stava a 100 dollari o così. Ma adesso per fare una squadra rossa, una buona soglia, magari con possibilità di andare a premio, ci vuole se non uno stipendio quasi, eh? Anche di più di uno stipendio. Quindi pensiamo a chi entra dal mondo delle Fiat e dice: ok, ho approcciato del giallo, ho speso 200-300 euro, mi diverto, facciamo il prossimo salto. Ci vuole uno stipendio, cioè tu un mese non devi mangiare. Mystery Kit Challenge. Vai più su, un po' più su. Torna, bravo, vedi qui. Vedi, Mystery Kit Challenge, dove daranno come premio delle magliette o comunque kit da gioco della stagione scorsa. E sono 5 carte limited e massimo 2 leggende, leggendarie. No, però questo qui è un torneo che si va ad aggiungere a quelle Sì, legend. torneo nuovo. Ah, okay.
Mi sembra strano però che abbiano avuto un, cioè, in teoria dovevano un po' crescere allora, Sì. nel Infatti, senso io che non hanno più utilizzo. sono Infatti, per questo ci andato sono, a perché anch'io Guarda, non. Food Trader ci dice: ho visto gente che buttava Laudrup, Gengbauer, Cruyff a prezzi morti. Ah, ecco, forse è scattata proprio la cosa inversa. Vedendo che c'è maggior utilizzo, erano già tutti lì pronti a aspettare il pump per droppartelo in testa subito, il prima possibile. Forse è quello, perché sennò è strano. Quindi Sennò è strano. in realtà diciamo, un piccolo utilizzo, un nuovo utilizzo c'è. Questa è bella, Sì. però, almeno. Sendo Almeno si anche le maglie comincia. firmate, no, c'è scritto che non sono firmate, però in questa jersey are not signed, c'è scritto qui, quindi in questo caso non sono firmate, sono quelle della scorsa stagione. Secondo me, diciamo, da contatti con Sorare so che devono probabilmente togliere un po' davanti perché riceveranno un carico di magliette della stagione in corso. Ne siamo in contatto anche noi perché spero che ce ne mandino qualcuna. Io almeno vorrei quella di Leverkusen, quella di Schick, così posso dare fuoco. E quindi sì, secondo me hanno fatto questa cosa, insomma, per darne via qualcuno. Devono liberare il magazzino, insomma. Devono liberare il magazzino perché quest'anno rispetto all'anno scorso hanno molti più accordi e quindi riceveranno molto più materiale. Quindi sì, sicuramente devono fare spazio. 0,05, Non non male, male, bel lo colpo. compreranno. Invece un'altra cosa che non so se avete visto, io no perché sono proprio stato fuori questi 2 o 3 giorni qua, è l'intervista, praticamente hanno fatto una live su Sorare Data con il caro Giulia. Quindi qui parlavano di un recap, insomma, insieme a Giulia. Io personalmente non l'ho proprio vista, però ringrazio il nostro Aragon che su Discord ha fatto una sorta di riepilogo per chi se lo fosse perso. E praticamente ci dice che se c'è qualcuno interessato, beh, c'è qua l'intervista di Nikos. Ho riassunto qua sotto le parti più importanti o interessanti per me. In pratica dice che Nicolas voleva rimanere magari col focus sul calcio, ma visto che altre aziende stavano entrando in questo mercato, quindi hanno deciso anche loro di spingersi verso altri sport. E questo diciamo che ci può stare, perché effettivamente anche altre aziende hanno iniziato a spingere su NBA anche già da prima, però anche su altri sport, anche se minori. Quindi Sorelli dice, vabbè, noi comunque abbiamo un prodotto forte, potenzialmente possiamo arrivare ad accordi con tanti altri sport, quindi ci sta, o no? Sì. Cioè, secondo me può starci come mossa. Sì, a me non piaceva, devo essere onesto, il baseball, ma più perché proprio non lo seguo come sport, quindi più opinione personale probabilmente. NBA invece mi piace, voglio vedere come sarà il gameplay e tutto, però NBA credo che sia veramente una buona mossa. Ah, su quello anche per me. Su quello anche per me. Poi, come diceva prima Luca, che appunto stanno completando il loro team, comunque marketing, ma non solo, credono Luca, cioè, parlavano anche di altro comunque, però anche Sì. marketing comunque c'è, assolutamente. Poi rendere, ci cioè, si rende conto che il gioco SO5, credo che questo qui, cioè, in questo formato qui a 5, penso che voleva intendere, ha bisogno di una spinta nel gameplay e nella collettibilità. Beh, sicuramente gameplay credo che sia sempre migliorabile, cioè, nel senso, hanno tantissime opzioni, quindi puoi sempre cambiare e migliorare come ti pare, da quel punto di vista. Per collettività intendono quindi collezione? Non so, immagino, credo.
anche se esiste Sì. collettività. Non so infatti che parola sia. Sì, però sì, in teoria sì. Comunque Sì, no. magari puntare di più qualcosa sul collezionismo, comunque, che effettivamente è una parte di quello. Sì, cioè infatti, come dice sì, che sì, più Collezionismo, collezionismo. esatto, sì. Ma anche perché lo dicevamo, non ricordo se nell'ultima live o in quella di prima, che si stava un po' andando a perdere, no? La questione del collezionismo. Stava molto più andando sul gameplay, ma non c'è più quella cosa di dire, ah, io ho la carta numero 1, io ho la carta, che ne so, numero 7 di Ronaldo e così via. Almeno non sembra che sia più una discriminante per il prezzo. Sì, lo dicevo, se non sbaglio io proprio Sì, la questo volta dicevi così scorsa. una volta, sì. Ma secondo me è stato anche un chiaro segnale che non ci stanno puntando molto su sta cosa con le carte che hanno fatto uscire del Liverpool. Cioè, se punti sul collezionismo, non puoi far uscire delle immagini così poco curate, diverse fra loro. Sembra anche che loro non ci puntino tanto, onestamente. Poi qui il nostro amico ci dice il contrario, quindi va, chissà dove sta la verità. Vedremo. Poi un'altra cosa interessante, ma questo diciamo che poteva immaginarcelo, che a maggior parte quindi degli account per la MLB quindi provengono da chi aveva già un account per il calcio, quello lì ci può stare in effetti. Rendere le app più simili a quello che puoi fare da PC, quindi diciamo creare una sorta di standard ovunque, da qualsiasi dispositivo. Poi ci saranno degli annunci che permetteranno di fare in modo che le persone che non osano entrare su Solare per via di Ethereum, quindi magari qualche cambiamento legato all'utilizzo o meno di Ethereum. Questo però è un discorso che abbiamo già affrontato, che abbiamo già parlato. Poi, no, grosse novità su un nuovo prodotto durante la Coppa del Mondo, ma di questo ne avevano già parlato, quindi cioè, Beh, che abbiamo visto ci anche sarebbe prima. stata comunque almeno, infatti, almeno una competizione a parte, quindi poi vedremo. Nuove leghe, beh, quelle possiamo sempre aspettarcelo. E vogliono continuare con i premi legati al mondo reale, quindi a esperienze magliette, quindi immagino anche biglietti che hanno sempre fatto, però magari poche volte, magari adesso magari vogliono incrementare ulteriormente, che secondo me quella lì è un'arma che hanno e che devo anche dire sponsorizzano malissimo per me, cioè, nel senso quando hai dei biglietti per andare a vedere Bundesliga, Liga, maglie firmate, cazzo, ma spingili bene, Minchia. cioè penso che sono cose che attraggono comunque, Beh, no? sicuramente. Poi come dicevo Invece io, sembra che non ci sia proprio se mi vogliono regalare una maglietta, per favore, non della Juve, vi do una mano a spingere, insomma. soprattutto se hanno così la necessità di darle via, datecele. Cioè. No, infatti. Infatti, sì. Boh. E poi cos'altro? Per Nicolas è importante che Soler possa andare a prendere il maggior numero di persone, quindi se Ethereum nel futuro diventa un freno per questa sua visione, potrebbero esserci cambiamenti. Beh, diciamo che questo qui è un po' sempre un po' il discorso che si collega a Ethereum, stablecoin e possibile cambiamento. Anche di questo comunque non so te Dani come la pensi al merito qui, perché abbiamo già parlato un po' di volte, quindi possibile passaggio diciamo che può essere fatto anche in più modi, eh. Ma allora, io non capisco neanche bene il motivo per cui tanta gente dice che se dovessero passare a stablecoin mollerebbero il gioco. Cioè, non lo so perché. Insomma, il tuo obiettivo, ok, è farmare Ethereum. Dicono, io voglio, sono qua per farmare Ethereum. Ok, ma cioè, che te ti danno USD piuttosto che Ethereum, cioè, co cosa ti cambia? Se poi tu vuoi trasferire in Ethereum, li trasferisci in Ethereum. Cioè, qual è il problema? Qual è il problema? Non so. Cioè, ti devono mettere uno swap all'interno di Solare per
per fare la conversione in Ethereum, con quello saresti contento? Cioè, si potrebbe fare anche una cosa del genere, volendo. Non vedo perché dovrebbe essere un limite togliere Ethereum e dire no, io sono qua per Ethereum, quindi se non sei...